Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi wrap up di tutte le letture da luglio ad adesso. Anche questo video è un po' difficile. Ho appena parlato per mezz'ora a registrare un video, il book haul, e quindi sono un po' sgolata. Però va bene, facciamo subito così ci togliamo questo dente. Allora, andrò in ordine sparso perché non mi ricordo assolutamente l'ordine, in cui ho letto questi libri. Allora, partiamo con L'arte di correre di Murakami, dove l'autore ci racconta di come nasce la sua passione del correre e di come poi la porterà avanti questa passione, sempre a migliorarsi ogni giorno di più. Io lo stimo molto Murakami perché è una persona molto coraggiosa, che si mette sempre l'impegno a migliorare e a realizzare i suoi sogni, in questo caso di fare maratone e di farle sempre meglio. Io non ce la farei mai, io sarei morta il giorno stesso in cui ho solamente pensato di poter iniziare a correre e a fare maratone. E io vorrei recuperare anche Norwegian Hood, però ne parleremo il prossimo anno sicuramente. Allora, qui all'interno ci sono anche delle foto. Secondo me Murakami è un grande gnocco, soprattutto quando era giovane, era davvero un bell'uomo. Adesso ha tipo 80 anni, quindi potrebbe essere mio nonno. Però, insomma, io ti stimo, sono da sole a correre, io non so come tu hai fatto, zio. E poi qua ci sono alcune foto di lui in bicicletta, perché poi ha iniziato a voler andare in bici, a fare com'è quella cosa di triathlon, tipo. E quindi io voglio dire, io non so come fai, quindi grazie per la tua testimonianza, grazie per forse è un modo questo libro per no, incoraggiarci, no, assolutamente, zero, anzi mi sono abbattuta ancora di più perché voglio dire, no, grazie. Poi un libro molto difficile da spiegare è Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Ho fatto già una recensione, parla di due ragazzi, di Marco e Celia, che in un modo o nell'altro scoprono il circo della notte. Lei ci lavora e lui invece è uno spettatore del circo, ma in realtà il circo è un po' uno strumento, non lo so, io l'ho inteso così, per far incontrare Celia e Marco, anche se in realtà si sarebbe dovuto incontrare comunque, perché Sally e Marco sono legati, erano, anzi, sono e saranno sempre legati dal destino, perché una sorta di magia, appunto, li legava l'uno all'altro. Poi naturalmente il circo meraviglioso, questo circo che arriva di notte, diciamo al tramonto, appena fa buio, fino a che diventa giorno, e così d'improvviso non avvisa nulla, di notte così prende appare e viaggia in tutto il mondo, è diventato famosissimo in tutto il mondo e tutti acclamano a vedere questo circo e andarlo a vedere, e Celia e Marco ci entrano proprio dentro come se niente fosse, ancora più degli altri, quindi meraviglioso. Poi vabbè, loro, dicevo prima, sono legati dal destino e quindi comunque avrebbero dovuto incontrarsi. Questa è l'edizione nuova del 2020, dovrebbe essere, ed è meraviglioso. Che cosa ve lo dico a fare? Cioè, amo, adoro. Poi vi lascio la recensione per sapere ancora meglio cosa penso di questo libro, super mega fantastico. E io dovrò leggere anche Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, sicuramente il prossimo anno perché quest'anno già la faccio. E andiamo avanti, cambiamo un po' genere, ci spostiamo sul fantasy per ragazzi con la trilogia completa di questo Scuole Materie di Philip Pullman, quindi La bussola d'oro, La lama sottile, Il canocchio d'Ambra. Ci ho fatto già tre reading vlog. In generale questa è la storia di Lyra che dovrà affrontare diverse sfide. Un viaggio lunghissimo e pericoloso dove incontrerà persone buone che vogliono aiutarla, ma anche chi la vorrà ostacolare alla ricerca della cosiddetta polvere.
Sì, bello, gradevole, sicuramente da leggere almeno una volta nella vita, però essendo un fantasy per ragazzi, io naturalmente lo consiglio a chi sta frequentando le medie, quindi diciamo dagli 11, 12 fino ai 13, 14 anni, per apprezzare meglio la magia del fantasy per ragazzi. Io che ho 23 anni, anzi vado per 24, naturalmente ho apprezzato la trilogia, però lo stile di scrittura forse un po' meno. Perché ovviamente è semplice, no? Cioè, un po' più semplice rispetto ai fantasy per adulti che io adesso leggo principalmente. Però diciamo che per passare il tempo, per godersi un fantasy per ragazzi, per tornare un pochino ragazzi, sicuramente questo va perfetto. Poi vediamo un po'. Di questo libro già ne ho parlato un pochino nel book haul. Si tratta di Sopravvissuto, The Martian. News Compton Editore a 4,90 racconta la storia di un astronauta che è nello spazio, insieme al suo equipaggio si trovano nei pressi di Marte, stanno studiando questo pianeta. Successivamente a un incidente, il suo equipaggio lo lascia indietro perché lo credono morto. Lui in realtà è sopravvissuto, quindi vediamo in questo libro sotto forma di diario, sì, che vedete proprio lui indica, anzi, si vede o non si vede, non lo so, cioè lui indica proprio il giorno e l'ora di tutto praticamente in questo diario e racconta come sta cercando di sopravvivere e di mettersi in comunicazione con il suo equipaggio e con chi, diciamo, lo sta guidando, o stava guidando, meglio dire, la sua operazione sulla terraferma e cerca anche di consolare il suo equipaggio perché non è colpa loro se lui è rimasto indietro, anzi, hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare. E rispetto al film, è stato più ansiogeno il libro perché vediamo questo Cristo poverino. Un anno e mezzo credo su Marte a mangiare patate, a vivere praticamente cioè a vestirsi solamente con la tuta, con l'ossigeno e cazzi e mazzi senza libertà di poter fare altro. Era lì a girarsi i pollici, a mandare messaggi e a riceverli dalla Terra e poverino, insomma, a cercare di sopravvivere giorno per giorno, facendo mille calcoli, mille pippe mentali. Perché lui diceva: se io però mangio così, mangio colà, se faccio questo calcolo sopravvivo un giorno in più, un giorno in meno, cazzi, mazzi, oddio, di qua, di là, sto mandando questo messaggio, che significa questo, che mano a mano, cioè mille pippe mentali, e per un anno e mezzo, cioè poi come mi sposto di qua, di là, vabbè, mille pippe mentali che nel film ovviamente ci sono, però naturalmente se bisogna racchiudere un anno e mezzo in 2 ore di film, cioè, a livello sentimentale si nota meno questa cosa che ha lui, che ovviamente questo è un diario, quindi parla in prima persona e quindi tutti i suoi dubbi, tutte le cose sono meglio spiegate nel libro, come sempre, naturalmente meglio il libro che il film, ma non sempre. Poi una lettura che in realtà andrebbe meglio fatta, diciamo la settimana del 27 gennaio per la giornata della memoria, perché si tratta del ragazzo di Auschwitz di Steve Ross, con un sottotitolo un po' lungo: avevo solo 8 anni quando sono entrato in un campo di concentramento. Allora, sono rimasta piacevolmente un po' confusa prima di tutto da questo libro e anche affascinata, cioè è stato un po' diverso rispetto a tutti gli altri che ho letto. Naturalmente è sempre la stessa storia, naturalmente, di questo ragazzo che all'inizio, ragazzo, questo bambino che all'inizio del libro, fuggendo con la sua famiglia, lui non capendo perché, non aveva capito, aveva solo 8 anni, viene catturato e portato in un campo di concentramento. Successivamente vediamo lo stesso protagonista cresciuto, diciamo ragazzo di 30 anni, che cerca di aiutare come lavoro altri ragazzi di diciamo 15-16 anni, sbandati tra virgolette,
E poi un'altra storia ancora più avanti, ci ritroviamo più avanti quando lui è anziano, nel momento in cui decide di raccontare a tutti la sua storia e quindi ci sono queste tre linee temporali della stessa persona in tre momenti diversi della sua vita. E quindi molto, cioè per quello sono rimasta un po' confusa appunto, perché all'inizio non capivo del tipo, aspetta, mi si fa intrecciare la goccia qua, un po' la testa confusa, però molto molto bello. E certo è sempre la storia triste e sperando che non si ripeta più in futuro, e che spero vivamente che l'uomo impari dai suoi errori, anche se in realtà sono, non lo so, quanti miliardi di anni che l'uomo sta sulla Terra, col cavolo che sta imparando dai suoi errori. E però, diciamo, un errore del genere, spero che, cioè, ovviamente spero vivamente che non si ripeta più. Quindi, ulteriore testimonianza dell'errore, dell'orrore umano, veramente dell'orrore. C'è cioè, un bambino di 8 anni che vive 8 campi di concentramento. È stato davvero straziante, come penso anche leggendo Anna Frank, per esempio, o qualsiasi altro libro dove si racconta dell'Olocausto. Magari ne parleremo ancora meglio in futuro quando farò un video proprio dedicato all'Olocausto. Andiamo un po' più sul semplicino, anche se non, in realtà non troppo. Vi parlo della figlia del mercante di seta di Dinah Jeffries. Allora, tutti i libri della Jeffries apparentemente sono belli, che sembrano molto primaverili, estivi, che quindi uno si aspetta dalla copertina che sia un libro, no, un po' leggero, così da leggere sotto l'ombrellone. Certo, sorella, credici pure. Allora, alcuni sì, io ne ho li ho letti quasi tutti, quindi alcuni magari sono un po' più frizzicarelli, però altri, tipo questo, lo sono un po' meno. Allora, questo libro racconta di una ragazza di 18 anni che è mezza francese, perché il papà è francese, e mezza vietnamita, la mamma era appunto del Vietnam, che è morta partorendo proprio lei. Quando lei è nata, la mamma muore e quindi lei si sente per tutta la vita colpevole di questa morte, perché il padre e soprattutto la sorella la fanno sentire molto in colpa, non solo per questo, poi per diverse altre cose che accadranno appunto in questo romanzo. E in particolar modo per essersi schierata con i vietnamiti per un periodo di tempo, perché lei vive non solo tutti questi sensi di colpa e quindi diciamo, un ambiente familiare non proprio consono, ma anche un ambiente, un contesto storico ancora meno consono per una ragazza di 18 anni, perché lei vive in Vietnam nel momento in cui, cioè nel periodo in cui i francesi hanno il controllo appunto sul Vietnam, e in questo, diciamo, parte il romanzo nel momento in cui i vietnamiti decidono di ribellarsi ai francesi, quindi la guerra tra Vietnam e Francia per ribellarsi appunto a un dominio di un paese su un altro, e lei quindi poi farà altre scelte oltre a quella di schierarsi con i vietnamiti, che poi vedrà tutto ciò che stanno facendo i vietnamiti per sconfiggere i francesi, e quindi poi lei vedendo da una parte la Francia, dall'altra il Vietnam, che si fanno la guerra, non saprà più cosa scegliere, cioè quando allearsi, con chi e per come. Quindi diverse altre cose, diversi altri dubbi che la fanno sbagliare, naturalmente le faranno prendere scelte sbagliate, quindi si sentirà ancora più in colpa di tutto. Poverina, solo 18 anni, però fortunatamente incontra un uomo che diciamo le darà un senso, darà un senso alla sua vita per continuare la sua vita nel miglior modo possibile, quindi di finalmente scegliere cosa è giusto per lei e per chi le sta intorno. La cosa che mi è piaciuta di più è tutto appunto questo contesto storico, perché io, oddio, non si vede niente, perché io non ero conoscente in realtà, ma effettivamente è stato realmente così. Cioè, Dana Jefferies ha proprio ambientato questo romanzo in un periodo storico vero, diciamo così. C'è anche
una mappa del Vietnam per, diciamo, spiegare meglio tutta la storia, per vedere, insomma, dove ci troviamo. Lei abitava ad Hanoi, qui, e quindi, cioè, fa vedere, vabbè, non ve lo spoilero comunque, quindi leggetevelo voi, insomma, se vi interessa. È molto, molto bello, molto carino, quindi non è proprio come la copertina dice, perché a volte l'apparenza inganna. Poi due thriller che non mi sono piaciuti, come dicevo anche nel bucolle, uno in particolare non mi è piaciuto proprio. Allora, il primo è Non fidarti di loro, che racconta di una setta, vediamo se riesco a spiegarvi la trama, che diciamo si isolano. Non so se avete presente The Walking Dead, se qualcuno ha mai visto questa serie TV, ma a una certa, naturalmente con il mondo pieno di zombie, si creano delle comunità per sopravvivenza e per cercare di, appunto, tornare alla vita normale. Questa setta fa più o meno la stessa cosa, quindi loro si isolano, creano una loro comunità e niente, nessuno deve uscire o entrare da questa comunità, questa setta, e quindi molti ci nascono e ci vivono, quindi loro, diciamo, vivono secondo la mentalità di questa setta, quindi quando usciranno fuori, quando appunto dovranno per forza uscire, che poi questa setta si inizia a disintegrare, tra virgolette, non si troveranno più nel mondo di tutti gli altri comuni mortali, perché abituati a vivere certe atrocità che neanche vi dico. Non so bene come, cioè, se mi piace o no in realtà, perché vediamo il punto di vista di una ragazza che ha sempre vissuto nel mondo dei normali, tra virgolette, e un'altra ragazza che ha vissuto all'interno sempre di questa setta da quando è nata, e quindi vediamo i due punti di vista. Non lo so, sono confusa da questo libro, cioè non capisco se mi piace, cioè, mi piace ma non mi piace, io non lo so, sono ancora un po' confusa. Magari inizialmente non capivo bene le scelte, cioè perché questa setta, perché si comporta così, e non lo so, però è stato interessante vedere come questa ragazza che ha sempre vissuto all'interno di questa setta, come si ambienta, cioè come cerca di ambientarsi, che poi non lo farà al di fuori della setta, della sua comunità, e come quest'altra ragazza normale, tra virgolette, cerca di abituarsi all'idea di quest'altra ragazza, all'idea di questa comunità folle, incredibilmente folle. Non lo so, se questi commenti sono un po' confusi, perché sono confusa pure io riguardo questo libro. Poi abbiamo un libro che mi ha fatto schifo, letteralmente, Una cattiva babysitter. Allora, vediamo se riesco a spiegarvi anche questo libro, la trama almeno. Allora, c'è questa bambina, inizialmente si parla di lei con una babysitter che si chiama Anna, cioè aveva una babysitter di nome Anna, e che però all'improvviso se ne va. Poi successivamente, improvvisamente, se ne va, e successivamente, dicevo, questa bambina cresce, però si è sempre posto ogni giorno della sua vita la sempre stessa domanda: dove cazzo è finita la mia babysitter, che è scomparsa così improvvisamente? Guarda caso, un bel giorno, bussa alla porta qualcuno, ed è proprio questa Anna. Solo che poi, diciamo, contemporaneamente, trovano uno scheletro in un lago vicino a casa loro, e quindi del tipo: ma chi è? Che è successo di qua, di là? Ma perché così, colà? Cioè, perché il ritorno di Anna ha fatto scaturire anche quest'altro evento negativo? Che connessione ci sta, così, a tutte queste domande. Solo che per tre quarti di libro è stata una noia mortale, quindi non comprate e non leggete questo libro. Se lo volete leggere, prendetelo in biblioteca, non lo so, comunque evitatelo, non lo comprate e non lo leggete, perché non c'è niente dentro, solo la fine, ma boh, capirai, anche no. Allora, poi, gli ultimi 5 libri, brevemente, ve li faccio vedere in ordine di pubblicazione, perché li dovete leggere in ordine di pubblicazione nel caso voleste leggerli. Allora, 5 libri thriller, di nuovo, sempre dello stesso autore. Allora,
La ragazza nell'acqua è il primo, la vittima perfetta e la donna di ghiaccio. No, ho sbagliato tutto, ragazzi, scusate. Defiance, li ho fatti tutti al contrario, scusate. Vabbè, il primo è la donna di ghiaccio, poi la vittima perfetta e la ragazza nell'acqua. Scusate, ho fatto un... vabbè. Comunque, non importa in realtà l'ordine, anche se io vorrei che voi li leggeste in ordine di pubblicazione. Si trattano di tre casi autoconclusivi, però tre casi condotti dalla stessa poliziotta Erika Foster, così come, aspetta, ci sono altri due casi sempre autoconclusivi di Erika, cioè Sangue freddo e Ultimo respiro. Mi sono un po' intraccicata, questi va bene, non fa niente. Ne ho già parlato in realtà sul canale, vi lascio sulle schede il video. Comunque, come dicevo, sono tutti casi autoconclusivi condotti da Erika Foster, questa poliziotta molto dura, soprattutto con se stessa, e molto tosta, determinata. Lei ha origini slovacche, però all'età di 18 anni decide di trasferirsi a Manchester per fare la poliziotta. A Manchester, però, dopo diversi anni, subisce un trauma e si trasferisce a Londra per ricominciare una nuova vita. E noi la conosceremo proprio nel momento in cui lei riprende a lavorare a Londra. E vi consiglio, naturalmente, se volete una cosa un po' meno confusa, quindi scusate, sono un attimo intraccicata, un po' così, e vi lascio, ripeto, il video dedicato proprio ad Erika Foster su nelle schede. E allora, io in realtà è un'ora che parlo, perché tra mezz'ora di book haul e 22 minuti di wrap-up non ce la faccio più, sto svolata, quindi... se volete ulteriori informazioni su qualcuno di questi libri, mi scrivete giù nei commenti oppure mi potete scrivere su Instagram e io ve li darò. Scusate, ma davvero non ce la faccio più a parlare. E tra l'altro stavo proprio pensando, stavo guardando prima di iniziare a registrare l'ultimo video di Mirko Smith. 50 minuti di video editato, tra l'altro, quindi avrà sicuramente registrato un'ora e passa di video. Io non ce la faccio più. Scusatemi, se volete altre informazioni, dicevo, scrivetemi, io ve le darò. Comunque, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like. Appunto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che pensate, non pensate, se volete altre informazioni. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!